Welcome friends, benvenidos amigos, ciao amici. Dico ciao amici perché dire benvenuti amici non mi piace. Ben ritrovati nuovamente sul mio canale Techno Device. Oggi abbiamo qua un altro smartphone. Andiamo ad aprirlo. Io so già di cosa si tratta. È una marca che ho già trattato. Questa Qubot. Lo smartphone è arrivato da Gearbest. Ringrazio Gearbest per avermelo inviato. Ed è l'X 18, tutto schermo, stile S8 della Samsung. Andiamo a aprire la scatola adesso. Prima di aprire guardiamo le caratteristiche. Allora, il display è da 5,7 pollici, è un tutto schermo, quasi, IPS 18 noni HD. Poi è un MediaTek, il CPU è MediaTek 6737T, 1.5 GHz quad core, 3 GB di RAM e 32 di ROM. Le fotocamere sono quella anteriore è da 13 megapixel, sì, 13. E posteriore da 16. È un 4G. È un dual SIM micro, non nano, meglio. Ha il sensore per le impronte posteriore. Monta Android 7.0 Nougat. E ha il Wi-Fi 802.1.1 e il Bluetooth 4.0. E la batteria è da 3200, avrei preferito un 3500 mAh. Però va bene lo stesso. La confezione è caruccia, bello questo sfondo del mare con il display lì davanti, si vede la barchetta. Ok, adesso apriamolo. Se ci siamo, sì, oilà, eccolo qui. Allora, ci viene dato già con una bella coverina, poi andiamo a vederla, cioè andiamo a vedere anche lo smartphone. Abbiamo una solita manualistica, cosa dite? Sì? L'italiano? Non c'è. Ci attacchiamo? Camera, sì, ma qua non parliamo in italiano. Sì, c'è anche l'italiano. Ok. Ma noi di queste cose non ce ne frega nulla. Nulla, non mi interessa. Qui non c'è nulla. Ma qui cosa abbiamo? Un caricabatterie da 1 ampere. 1 ampere. Da 5 volt. Ragazzi, ma potevate mettere un 2? Vabbè. Però una cosa molto caruccia è il cavetto. Eh sì, è micro USB, purtroppo non è Type-C, però è anti-ingarbugliamento. Come il cavetto che avevo del mio Lenovo Vibershot. Non ho mai recensito perché non avevo io il canale. Bello, caruccio, ma ragazzi, io l'ho preso per un amico e l'ho pagato pochissimo, 102 euro, 103, 104, adesso non lo ricordo, non si può pretendere, anche se il prezzo forse è aumentato, però magari è sceso nuovamente, boh.
Diciamo che è uno smartphone low cost, però di tutto rispetto. Sì, fatta bene, dai, poi diventerà già sicuramente gialla, ma pazienza. Facciamo come Galeazzi che lo lanciamo? No. Certo che lui si fida, eh. Allora, vediamo un po'. Il telefono è tutto curvo, tutto pieno di curve, come una bella donna. Curvato qui, curvato ovunque. Bello come è incastonato il sensore per le impronte. Qui abbiamo, penso, un doppio flash LED. E qui abbiamo la bella fotocamera, anche questa bella, sporge un pochino, la bella fotocamera da 16, come abbiamo detto. Ho l'impressione che questo smartphone si apra, eh sì, come l'altro Cubot Magic che avevo recensito. Abbiamo anche un flash LED pure qua, ragazzi. E qui abbiamo la bella fotocamera da 13 megapixel. Allora, anche qui, a questi bordi è curvo, e anche a questi. È tutto curvo, fantastico. Qui cosa abbiamo? L'ho detto prima, non è Type-C, perciò abbiamo una bella micro USB. Qua abbiamo il microfono e qua lo speaker di sistema. Non c'è il carrellino qui perché si apre. Qua abbiamo i tasti volume e il tasto d'accensione. Se vedranno? Vediamo se... Sì, è abbastanza comodo, sono comodi. È leggerino. Poi magari vi dico quanto pesa. Boh, caruccio. Vi faccio vedere meglio. Ah, qui abbiamo il jack per le cuffie. E sicuramente non so dove. Penso da questa parte. Sicuramente avremo i due sensori di luminosità e prossimità. Allora, guardiamolo meglio. Miratelo. È un blu, dimenticavo. Non è nero. È un bel blu. Allora, si apre da qua. Mi sono appena tagliato le unghie. Vediamo se è come il cubo Magic si può. Sì. Il ritorno alle batterie rimovibili, meno male. Allora, dove vanno le SIM? Una va qui e una va qui. E qui ci va la micro SD. Veramente bello, bello. Per 104 euro circa. La batteria è rimovibile. Come vedete, perciò se la batteria ha qualcosa me la comprate una nuova, o magari ve ne prendete una di scorta se si scarica. È di plastica, però secondo me è di qualità. Vediamo se si incastra facilmente. Scoprendo, conoscevo già sta marca, ma la sto scoprendo ultimamente con questi ultimi smartphone che mi sono arrivati, questo e l'altro. E veramente, sapete che io sono sempre Xiaomi, però veramente l'apprezzo, soprattutto per il discorso delle batterie rimovibili.
La togliamo? Eh sì, perché sennò non ci vediamo niente. E mettiamola qua. Proviamo ad accenderlo? Ecco, la stessa cazzata dell'altra volta. Se non tolgo l'adesivo alla batteria, ma come lo accendo? Scusate, adesso siamo pronti. Ah, vedo che c'è già una pellicola preapplicata. Ah, meno male. Pensavo che fosse solo questa. Pellicola non in vetro, eh. Cubot.net. Comunque in descrizione vi lascio il link per l'acquisto. C'è anche gold, ma a me non piace, perché c'è tutta la bordatura gold e c'è questo. Dobbiamo configurarlo. Io non sto più in Italia adesso, ragazzi, mi sono trasferito. Sto a Londra. Scherzo. Magari. Salto tutta questa cosa, eh. Eccolo qui, lo abbiamo acceso. Vi ho risparmiato un po' di passaggi. La luminosità, questa è al massimo. Secondo me non è granché come luminosità, però non c'ho nulla. Ah, questo a differenza dell'altro c'ha il drove, ragazzi. Ecco, c'è tutto qua. Il drove. È un Android stock. Sì. Vediamo che cosa c'ha di particolare, se c'è un Aptemi. Penso di no, perché l'altro non ce l'aveva. È proprio un Android stock. Niente di particolare. Vediamo sto file manager com'è. Ah, i tasti sono a schermo. Si vedono molto bene perché molto luminosi, perché sono a schermo. Non so se si possono cambiare. Abbiamo già le Google App, poi sì, ok, io voglio andare nelle impostazioni, e dove sei? Queste non sono le impostazioni, sì, sono queste, pensavo che erano quelle di Google. Allora, proprio un Android stock. Vediamo se abbiamo qualcosa di interessante. Mettiamo automatico. Diminuire le dimensioni dello schermo e aumentare. Interessante. Sì, vabbè, a noi non ce ne frega niente. Non trovo niente. Questa? Non ce ne fotte. Beh, come tutti i MediaTek e non solo, anche sul mio Xiaomi c'è il programma per accendere e spegnere, decidete voi.
Non vedo quello che mi interessava. Non penso che ha delle funzioni particolari il doppio tab per accenderlo e altre cose. Poi magari guardo. Allora, Android 7.0. Si può aggiornare anche questo. Non è una ROM farlocca. Le patch di sicurezza sono del 5 agosto. Siamo ottobre. Penso che ci sarà un aggiornamento. Boh, poi vedrò. Vedrò. Questo cos'è? Rating light. Non vedo il doppio tap. Non ce l'ha. E non si possono neanche cambiare. Pensavo di sì. No! Vabbè, 100 euro. Il sensore è qua, vediamo se è comodo. Io non ho ancora messo l'impronta perché non è per me, non c'ho voglia. Sì, è comodo. Non è come l'S8. S8 dove glielo metti, insomma. Vabbè, chi ha capito, ha capito. Beh, io lo trovo caruccio. Bello, bello. Allora, l'app fotocamera. L'HDR. Giriamo la fotocamera. Salve. Oh, oh. Come va? Mi sono appena fatto la doccia. Rigiriamo la fotocamera. Oh cazzo, come si gira? Guarda qua. Poi per il video, caruccia. Ah, oh cacchio, sto filmando. Torniamo qua, vediamo le impostazioni, bilanciamento, proprietà immagine, rilevamento svolto, 16 megapixel, sì, 16 megapixel, poi dimensione anteprima, schermo intero, invece per quanto riguarda questo, qualità video, ok, sì, beh, comunque, per chi vuole spendere poco, è bellino. È molto anche leggero. Oh, facciamo come Galeazzi. Piu. No, l'ho già detto prima. Beh, vediamo invece l'app galleria, che questa è la sua. Tiriamo via sta roba. Beh, non so cosa ne pensate voi, ma non tutti possono comprarsi telefoni da 1000 euro e neanche telefoni da 400 come compro io. Comunque questa marca è comunque fine, è bello fine, è bello in questa colorazione. Io lo consiglierei a chi vuole spendere poco. L'unico dato dolente è che la batteria poteva essere un 3500, però ne potete comprare un'altra. Se trovo il link di un'eventuale batteria, lo metto in descrizione. Meglio questo del Bluebo, Bluebo S8 secondo me, perché dopo l'esperienza che ho avuto col Bluebo Rage, che la batteria si è gonfiata, io di Bluebo, anche se ho una pagina di Bluebo, io non ne voglio sapere di quel brand. Meglio Qubot, ma decisamente. Beh,
Le impronte lascia giù poco, perché comunque plastica, quasi niente, sono, vengono via anche da soli. Ok, si è detto qualche cazzata. Oh, che è sta roba? Eh sì, perché non c'è la seconda pagina. Vediamo una cosa. Se io voglio aggiungere... Ah, ok. Vediamo come sono i widget qui. Come li fanno tutti adesso sul set. A me i widget messi così non mi piacciono. Ci sono anche sul mio Mi 5 Pro. Perché il Mi 6, ancora la Mi 8, che non ha avuto l'aggiornamento per adesso. Invece Mi 5 Pro c'ha la Mi 9 e gliel'hanno messi così. Proprio a me non piacciono così, non piacciono, no, non li digerisco. Comunque, cosa abbiamo di interessante? L'orologio in queste due modalità. Google Map, modalità auto, modalità stradali. Sì, ok. Sfondi? Ecco, così mi piacciono me, che scorrono qui, ma cavoli. Tastone. Ragazzi, lo sapete che fra un po' i telefoni tutto schermo, grazie a Qualcomm, molti, se schiaccerete qui, avete l'impronta? Oh, si è azionato. Ok, Google, avete l'impronta. E i primi device che avranno questa tecnologia grazie a dei display fatti da Qualcomm saranno... Volete saperlo? E ve lo dico. Il nuovo OnePlus 6, che davanti sarà tutto schermo con sensore di impronta non incavato, non si vedrà, sarà tutto schermo, sensore di impronta in una posizione ben dedicata, che penso qua, e dietro sarà uguale al OnePlus 5 più o meno. Forse la fotocamera la gireranno come c'ha l'iPhone X, iPhone X, però si dice iPhone X. E poi l'altro, e lì sono molto contento, sarà lo Xiaomi Mi 7. Sì, anche lo Xiaomi Mi 7, però lo Xiaomi Mi 7 dovrebbe uscire a febbraio, sarà tutto schermo col sensore impronta qua. Che so di questi due, ok? Per quanto riguarda gli altri, sicuramente faranno accordi con Qualcomm. Non so se il Samsung Galaxy S9 ce l'avrà, penso di sì, però non lo so, non sono convinto. L'iPhone X logicamente avete lo sblocco facciale, non ha sensore di impronta. Insomma, io amo il sensore di impronta e lo voglio qua non me ne frega nulla. Esatto, il sensore di impronta qua a me non piace. Mi piace anche la soluzione di Sony, che l'adotta, mi pare, solo Sony, però qui la preferisco. Perciò i primi due penso che usciranno, il primo sarà il OnePlus 6 e poi seguirà il Mi 7, per la gioia del mio caro collega, ma non collega youtuber, anzi sì, non mi definisco youtuber, io influencer, mio caro collega di lavoro Pasquale, detto Pacco, non lo so, lui lo vuole prendere perché c'ha OnePlus 2 e ha saltato un po' di OnePlus e vuole quello lì, sa che esce anche lui, lo prenderà. Io gli ho detto lo prendo anch'io, e lui no, non osare, e infatti non oso. Io prendo l'altro, il Mi 7, se sarà così. Ok, se vi ho annoiato, pazienza. Allora,
Ripeto, questo è il Qbot X18. Colorazione blu, da 3 GB di RAM, 32 di ROM, espandibile dual SIM. Ok? 5,7 di display. Però logicamente non arriva fino qua, ma fino qua, da qua a qua. E lo trovate in descrizione. Link di acquisto. Ok? Mi raccomando, un bel pollicione se il video vi è piaciuto. Se il video non vi è piaciuto, sorry. Iscrivetevi al mio canale. Iscrivetevi alle mie pagine. Tecno Device. Mondo Xiaomi. Sì, c'è anche quella di Bluebo se le volete scrivere. E quella nuova che ho fatto, che devo ancora promuoverla, comunque Honor Huawei o Huawei Honor Offer, non so se è Huawei Honor o Honor Huawei. Comunque, se entrate nella mia pagina Mondo Xiaomi, no, sto dicendo una cazzata, ve la metto nel link, così in descrizione. Sì, nella mia pagina Mondo Xiaomi ho postato, mi sono fatto autopubblicità, il link dell'altra pagina, perciò la troverete anche lì. Vi ringrazio e noi ci vediamo al prossimo video e magari chissà con quale smartphone. Amico caro, questo smartphone che ti do è arrivato prima del dovuto. Sei contento? Chissà se riuscirò a mettere il video in rete prima di dartelo. Ciao ragazzi, e prima di dirvi ciao spegniamo questo telefono. Vediamo come si fa. Spegni. Ok. Un saluto da Qbot X18 e da Stefano di Tecno Device. Ciao.